ritrovati sul mio canale. Benvenuti, in questo video continuo a mostrarvi alcuni dei prodotti che mi sono stati prodotti, chiamo prodotti, ma alcuni regali che ho ricevuto per Natale, Santa Lucia, acquisti miei, regalini vari, quindi piccole cose, grandi cose, insomma, c'è un po' di tutto. In realtà ho diviso questo video un po' generico, siccome era un misto, un rebelotto, diciamo così. L'ho diviso in due parti. Avevo due grandi sacchetti, per cui vi ho fatto vedere il primo nello scorso video che troverete nell'info box. Lo sto girando ovviamente lo stesso giorno, lo stesso momento, quindi ho appena finito di girare l'altro. Continuo a mostrarvi il resto dei regali. Qua prevalentemente sono regali, sì. Nello scorso video avete visto anche alcuni acquistini miei, alcune cose, insomma, varie, Santa Lucia, ok. Questi sono quasi tutti prevalentemente regali di Natale. Preciso che qualcosa non vi mostrerò perché l'ho già messa in uso, messa via, già utilizzata, e quindi ho cercato di mantenere quasi tutte le cose, diciamo, nei sacchetti da parte per farveli vedere. Qualcosa ho già usato, quindi può essere che non vi mostri tutto, ma non tutto tanto vi interesserebbe. Quindi ecco, pazienza, diciamo così. Però insomma, colgo l'occasione per finalmente fare questi cavolo di video perché avevo veramente la stanza invasa di roba. Piano piano sto cercando di mettere via e quindi giro i video, poi almeno man mano metto via tutto. E niente, iniziamo subito. Allora, io e Nicole in realtà non ci siamo fatti un vero e proprio, cioè sì, ci siamo fatti un regalo molto bello, importante, che sarà un viaggio che facciamo quando sono in ferie alla fine di gennaio e andremo 3 giorni a Berlino. Quindi come regalo ci siamo fatti il viaggio, quindi andremo, abbiamo praticamente preso l'aereo. Poi però per avere qualcosa da scartare, giusto per, come simbolo di quel giorno e dello scartare comunque un pensierino, ci siamo appunto fatti un pensierino di nuovo a vicenda. Io a lui ho regalato dei piatti di Ardesia e una cena che ho preso su Groupon. Lui invece mi ha preso due o tre cose che mi servivano. E anche no, insomma, non lo so, lui diciamo che è arrivato un po' all'ultimo quest'anno, quindi non ha avuto delle idee particolarmente geniali, però è il pensiero che conta e comunque c'era dietro il viaggio come regalo, quindi questa era una cosa in più. Lui appunto mi ha regalato, poco romantico, ma vabbè, questo affare che è la pinza, diciamo, per il telefono. Da utilizzare in macchina perché comunque io guardo i video e ascolto la musica quando vado al lavoro e sono in macchina, però non ho una base di appoggio, quindi di solito io l'appoggio sul cruscotto. A me andava benissimo così, sono sincera, mi era comodissimo, in modo che non devo stare a tribulare con pinze varie che lui le rompe ogni 2x3. Io sono un po' più attenta, quindi sicuramente mi durerà di più e so che questo andrà a finire ancora a lui in realtà, ma vabbè. E comunque sì, un pochettino magari più sicuro. E quindi questa, il telo per coprire la macchina che ho già in uso, non vi faccio vedere perché in questo momento è proprio sopra la mia macchina per coprirla, perché essendo una macchina molto vecchia poi ghiaccia subito e la mattina faccio strafatica, quindi quando apro domani apro, quindi quando apro la copro in modo che al mattino faccio prima partire, perché se no devo stare lì 20 minuti e già col traffico e tutto devo partire mezz'ora prima, vorrebbe dire veramente alzarsi troppo presto, quindi anche no. E poi c'era qualcos'altro, c'erano altre 3-4 cosine, vabbè c'era un bicchiere, vabbè, ah c'era questo, sempre un pensierino. Questo qui, carino, che è praticamente un diffusore di fragranza di quelli con la candela, quindi qua si mette la candelina e qua si mette il liquido con gli oli essenziali. Io ne ho già in realtà due di questi, però mi piace molto profumare la casa con gli oli essenziali, per cui ne ho uno in sala, uno all'ingresso e questo magari lo metterò in camera, siccome magari non è una fantasy, credo che questo magari in camera o tutto e più, insomma, vedrò di intercambiarli, ecco. Mi piacerebbe anche in realtà prendere uno di quelli
elettrici, si dice? Sì, quelli diciamo sì, elettrici, quindi non quelli con la candela. Adesso vedrò, magari me lo faccio regalare per il compleanno. Vedo, vedrò, insomma. Comunque questo è carino, credo che appunto lo metterò in camera e tengo quell'altro che è un po' più grande in salotto. E adesso di solito li spostavo, quindi in base alla stanza dove ero lo spostavo, così posso tenerlo nella stanza dove decido di tenerlo. Anche qui nella mia, in realtà, essendo così simpatico, forse sarebbe più adatto da tenere qua, però insomma, vabbè, vedremo. Comunque questo qui, fatto così, carino. Poi, sempre lui è andato da acquasapone e mi ha preso questa confezione. Dai, ci ho provato, nel senso che almeno è andato su qualcosa che pensava potesse piacermi, ed effettivamente io questo prodotto è un prodotto che ho già utilizzato, uno dei due, anzi ho in uso proprio adesso nella vasca da bagno, ed è questo cofanetto di Natura Oil, che è un marchio made in Italy di, aspetta, è prodotto da Suarez. In realtà non lo conosco benissimo, ma so che appunto è un brand che c'è da acquasapone, e io appunto avevo già preso l'olio lavante, quindi come si chiama? Il detergente, quindi praticamente per il bagno, in due varianti. Una è esattamente questa, l'argana, e un'altra che ho, non mi ricordo sinceramente. E in questo cofanetto abbiamo all'interno il latte corpo, elasticizzante, e il doccia oil, sempre elasticizzante, dice bio, dice vabbè 0% PEGS, LEDs, siliconi, parabeni, coloranti, dermatologicamente testato, e dice che appunto contiene olio di argan bio, il doccia olio. E latte corpo, anche vitamina E, A e basta. L'inci in realtà non è proprio preciso, preciso, nel senso che i principi attivi non sono proprio al primo posto, però vabbè, comunque non ha certificazioni, nel senso che non vedo, dice olio di argan bio, ma in realtà appunto non leggo nessuna certificazione, però fa niente, nel senso era un prodotto che comunque a me aveva ispirato, tant'è che due bagno, questi qua, olio, li avevo già usati, perché mi piace l'idea comunque di utilizzare l'olio sotto la doccia, quindi non male. Vabbè, vediamo di aprirla che magari c'è qualcosa in più. Sì, in realtà qua dà delle spiegazioni, dice cosa c'è dentro, eccetera eccetera, made in Italy, eccetera eccetera. È vegan, ok, quello sì, perché adesso vedo sulla confezione che c'è scritto vegan, ok, però ecco, non ha certificazioni bio. Che buon profumo però che ha. E questo, anche questo sempre vegan, ok. E questo è quello che appunto ho in doccia in questo momento. E devo dire che mi piace, poi vi dirò meglio in futuro. Poi, rimanendo in tema corpo e tema bio prodotti naturali, la cugina di Nicola quest'anno si è cimentata lei con la creazione di alcuni prodottini e per tutte ha fatto delle saponette, fatte insomma da lei, tra l'altro anche la scatola l'ha fatta lei, quindi molto molto carina, mi piace assai, adoro anzi. Vabbè, il bigliettino, e questa è la saponetta che in realtà non è ancora pronta, nel senso che mi ha detto che può essere utilizzata tra un mese, in realtà quando c'è la data, quindi la vigilia di Natale, ha detto che bisognava aspettare un mese per utilizzarla. Il profumo è delizioso, sul retro ha queste, non riesco a capire in realtà di preciso che cosa siano, però qua ha segnato gli ingredienti e
e c'è 60% di olio d'oliva, 15% di olio di mandorle, 5% olio di ricino e 20% burro di karité e lavanda. Infatti io sento l'odore di lavanda. Però in realtà non solo. E le bacche, queste qua che vedo sul fondo, non riesco a capire di preciso cosa siano, ma gli danno un aspetto artigianale veramente, veramente carino. Il profumo è delizioso e non vedo l'ora di utilizzarla. Credo che la utilizzerò, proverò sul viso, ecco, perché mi sembra un po' uno spreco sul corpo, sinceramente. Però, vediamo. E nella scatolina così, molto molto carina, profumatissima. Forse in realtà era questa che faceva profumo, non quelli lì di prima, effettivamente. Poi, mi hanno regalato questo bellissimo libro, questo in realtà l'ho chiesto io, Slow Cosmetic, che è un libro con consigli e ricette efficaci per una cosmesi eco-bio. E è un libro di cui ho sentito parlare molto bene e mi sono informata prima di scegliere alcuni libri da acquistare che volevo. Questo era tra quelli che comunque più persone consigliavano e mi ispira tantissimo, sono proprio curiosa e non vedo l'ora di iniziare a leggerlo. È un libro che dà informazioni generiche sulla cura della pelle, del corpo, dei capelli. Insegna magari qualcosa in più che qualcosa già ne so perché comunque sono una makeup artist, quindi non sono una dermatologa, però di pelle un pochettino me ne intendo e in più ho iniziato un uso costante di prodotti skin care e ho visto talmente tanti anche video, recensioni di tanti prodotti anche naturali, l'uso cosmetico che magari hanno alcuni prodotti, che un po' me ne intendo, però volevo approfondire l'argomento e credo che questo libro potrebbe fare al vostro caso, se anche voi insomma siete delle amanti di tutto ciò che riguarda il beauty e la skin care e volete approfondire un po' di più l'argomento. In più ha delle ricette all'interno che potete seguire per creare appunto dei prodotti fatti in casa, ecco. Però non solo, cioè da indicazioni base, tipo che ne so, bere tanta acqua, il tipo di pelle, come riconoscerla, quali ingredienti usare, eccetera, eccetera. Però sono molto, vedi, olio pre-shampoo fortificante, per esempio, questo potrebbe essere una bella idea, indica anche il livello, diciamo, economico, quindi quanto spendete a realizzarlo, vi dice le dosi per quante applicazioni, insomma, interessante, non vedo l'ora veramente di leggerlo. Poi, rimanendo sempre in tema libri e beauty e non solo, questo splendido libro, guardate che bello, anche il packaging l'hanno rifatto, quindi questa è l'edizione nuova, ed è La mia Bibbia degli oli essenziali. Anche di questo libro ho sentito parlare benissimo, è uno dei, diciamo, migliori libri sugli oli essenziali che ci sono in giro. Ero indecisa tra questo e un altro di cui avevo sentito bene parlare sul tubo, sulle varie app, recensioni e quant'altro. Alla fine ho scelto questo. Questo contiene delle schede tecniche una spiegazione generale sugli essenziali e poi proprio tutti i vari tipi di oli essenziali, come usarli, diversi usi, non solo a livello cosmetico, ma anche appunto ovviamente benessere, salute, casa, famiglia, insomma di tutto un po'. E anche qui dà magari delle ricettine base per iniziare ad utilizzare questi oli. E niente, il libro è questo qua. Poi, questo l'hanno regalato la mamma di Nicola insieme a questa,
In realtà ce ne ha regalate due, una a lui e una a me, in modo che abbiamo la coppia, ed è praticamente una ciotola per zuppa in ceramica. Adesso io vedrei se non faccio danni. Allora, c'è anche il piattino, però il piattino è sotto, quindi ve la faccio vedere così e ciao. Fatta così, col coperchietto, noi ci facciamo gli intrulli, le zuppe, le cose così ogni tanto, quindi ci sta, è carina l'idea, nel senso ne ha prese due, in modo che appunto avessimo ne avessimo due per fare il completo, ecco. Poi, mi hanno regalato degli orecchini fatti a mano, di Creazioni Simone, tutto fatto a mano, c'è anche la pagina Facebook se volete, e gli orecchini sono questi, ecco qua. C'è scritto fatto a mano, ma in realtà non so com'è possibile farlo a mano, nel senso che saranno stati assemblati a mano, perché sono composti da la parte tonda, il cuoricino e il gancino, però ovviamente questo non è che si può fare a mano, eh. Vabbè, comunque questi qua, carini, grandi, però carini, made with love. Vabbè, comunque carino, così. Poi, quelli gli zii, se non sbaglio, sì. Sempre la mamma di Nicola invece ha regalato sia a me che alle nipoti questo collo di lana, credo, fatto da lei a mano, quindi lavorato da lei, e si mette così, tac. Peccato che non è nero, almeno me lo potevo tenere al lavoro, che in questi giorni fa un freddo che mi sto ammalando, invece è grigio, quindi non si può, però sarà molto utile anche questo quando magari andiamo appunto a Berlino, perché non devo magari stare a girarmi la sciarpona intorno e questo si infila e via, ciao. A me di solito piacciono di più quelli che si girano, però questo è effettivamente più comodo e forse nella prospettiva di un viaggio risulta un po' più comodo, che poi male che vada posso fare così e trasformarlo in un cappello da hippie, carino, sto molto bene così, vero? Quindi questo fatto a mano da lei, e qua il pezzo forte di tutto, ta-da-da-dam, oli essenziali. Ovviamente mi sono fatta regalare il libro e mi sono fatta regalare anche gli oli essenziali. Io ho scelto questo kit, ma su Amazon ce ne sono tanti altri. Dice 100% pure essential oil, anche se io non ne ho la certezza assoluta, perché comunque sulla confezione non è riportato nulla, diciamo così, non dà indicazioni della provenienza, cosa che in realtà dovrebbe esserci, però guardate che carina che è la confezione, cioè è bellissima, emana un profumo da far perdere la testa, veramente buonissimo. All'interno c'era questo libricino con indicate un pochettino di, diciamo, ricettine per utilizzare questi oli, che indicano comunque anche per i massaggi, cioè tipo, che ne so, ridurre lo stress, digestione, il raffreddore, cura della pelle, massaggi, insomma diverse robe, e dice come utilizzarli, come mischiarli e quant'altro, però vi dico la verità, non dà indicazioni di provenienza o quant'altro, quindi andiamo sulla fiducia, ma non lo so. Comunque qua è indicato che si possono usare sulla pelle, quindi speriamo. Ovviamente vanno sempre diluiti, usati sulla pelle, anche, cioè gli unici, credo, adesso mi leggerò bene il libro, ma se non sbaglio gli unici che si possono utilizzare puri sono lavanda e tea tree,
anche se visto che ho qualche dubbio, in questo caso forse è meglio che li vada a diluire. Comunque sono veramente, veramente, veramente carini. Sono 10 ml e c'è arancia dolce, menta, lavanda, tea tree, rosmarino, incenso, eucalipto e lemongrass, che è la citronella. Non vedevo l'ora di utilizzarli questi, ragazzi, però volevo aspettare proprio di fare il video per farveli vedere. Volevo anche studiarmi appunto un pochettino il libricino, il librone anzi che ho, per capire come poterli utilizzare al meglio. Sono veramente, veramente contenta di questi regali. E non è finita, mancano due cose, in realtà sarebbero tre, quattro. Aspettate che mi sono dimenticata una, che è qui. Un'altra è già in camera, sì. Un'altra è già in cucina, quindi non sto ad andarvela a prendere. Sono altri pensierini di mia mamma per Natale, e anzi questa da mia nonna, ovviamente su indicazione di mia mamma. Ed è questa borsa stupenda, stupenda, c'è l'immagine di Frida Kahlo ed è stata fatta a mano appunto da mia nonna, che ha 84 anni, però se la cava ancora bene, come vedete. E mia mamma ha comprato il tessuto e ha comprato questa immagine e hanno assemblato in tutto in questa borsetta, che poi mia nonna ha cucito, gli ha messo la cerniera. Guardate qua, con la cerniera, ed è top perché è unica, cioè nessuno al mondo avrà mai questa borsa uguale alla mia, perché l'ha fatta la mia nonna, quindi non è proprio possibile che nessuno al mondo può averla uguale a me. È una cosa che mi piace tanto, è fatta con amore, quindi sono contenta. L'unica cosa che sto pensando di fargliela fare più rettangolare, perché così è un po' quadrata, invece se fosse rettangolare tipo pochette, probabilmente la sfrutterei di più che con questa forma qua così quadrata, che è un po' inusuale. Ecco, è bello perché almeno si vede bene l'immagine e tutto, però forse è un po' più scomoda. E adesso valuterà, o se no la tengo come beauty per i viaggi, cioè non proprio come borsa da andare in giro, ma come pochette, anche se è un peccato perché è talmente bella che io in realtà vorrei proprio utilizzarla come borsa vera e propria, quindi adesso ci penso e vedo cosa fare. Poi ha fatto una tazza personalizzata sempre con la nostra foto. Anche questa, vabbè, non ve la faccio vedere perché, vabbè, è privata, nel senso che Nicola non gli piace apparire, quindi siccome c'è anche lui sulla foto non ve la faccio vedere. Comunque calcolate che è una tazza, cioè sono due tazze che si incastrano una nell'altra, cioè una fatta così e una tonda, cioè per farvi capire. Una così e una tonda normale, brutti gesti però così, e ci sono le due immagini, una diciamo c'è tutta l'immagine, su un'altra c'è soltanto un'età, in modo che quando si uniscono esce l'immagine completa e ci siamo io e lui che ci diamo un bacino. Quest'altra invece, sempre regala della mia mamma, sempre un prodotto, non so come chiamarlo, comunque sì, un oggetto personalizzato. Ed è questa scatola di latta con la foto mia e sua. Quindi siamo io e la mia mamma. Eravamo a un matrimonio, quindi belle eleganti, come vedete, che ci diamo un bacino. E è commovente, ecco, sono contenta perché sono ricordi, sono cose belle, ecco. E adesso mi commuovo. Non ho ancora deciso dove metterla, come metterla, per cosa usarla. Nel frattempo, ecco, non ci ho ancora pensato. Però così, insomma, vi ho fatto vedere. Allora, mi sembra di avervi mostrato tutto. In realtà mancherebbe ancora un sacchettino. Questo è il regalo di Natale di Macca, quindi del lavoro. Che
è in questo sacchettino e vi faccio solo sbirciare e poi nel prossimo video, che però girerò domani perché adesso si è fatta una certa, devo andare a preparare la pappa e mangiare, ve lo mostrerò quindi domani, ma vi faccio, vi do un piccolo anticipo, una sbirciatina. Ta-da-na. Ci sono un sacco di prodotti, sono tutti bellissimi e sono prodotti del brand, cioè di diversi brand che fanno parte della famiglia Estée Lauder. E quindi sono super super contenta, sono un sacco di cose veramente fighissime qua dentro e ve le farò vedere però in un prossimo video dedicato esclusivamente a questi prodotti, quindi a comunque prodotti di profumeria un po' più alta, quindi non ve li mischio con tutto il casotto di oggi, ma ve li mostrerò a parte in un video apposito a breve, domani se riesco, ecco. E quindi niente, a prestissimo. Spero che insomma i miei regali, le mie varie cose vi siano piaciute. Se avete voglia insomma di commentare, di lasciare un commentino scritto quello che avete ricevuto voi, o se c'è qualcosa che mi è stato regalato che apprezzate in modo particolare, fa sempre insomma piacere un po' di scambio di idee, di opinioni. E nulla, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao. Eccoci qui, ben rintronati, sì, esatto, ben ritrovati sul mio canale. Continuo con la carrellata di... Carella... Ma che cazzo sto dicendo?